Davvero ottimo l'intervento delle fatto esperienze di Candido. Acciavall intanto triangolazione con Serrago. Acciavall apre sulla sinistra. Puccinelli spara altissimo, clamorosa opportunità, una bellissima combinazione. Una bellissima combinazione al 12° minuto. Bel triangolo tra Serrago e Acciavall al termine del primo tempo. Pallone in avanti che sfila. Attenzione all'uscita di Stillitano e Covelli era male. Candido sul pallone. Pallone nel mucchio. Colpo di Acciavall, rete! La rete di Acciavall. Il vantaggio del Bocale al secondo minuto con Santiago. Di testa Covelli, libera. Libera il tiro, il nuovo entrato Robberi che pareggia. E c'è il pareggio dell'Isola. Puccinelli cerca l'imbucata in mezzo per l'inserimento di Vono e la botta da fuori di Candido, la parata di Lamberti. Fischio del direttore di gara, parte Candido, cerca il tiro, vola Lamberti e blocca la sfera. Bellissima l'esecuzione, ma grande anche Lamberti che compie una grande parata bloccando la sfera. Nucera, Robberi vuota. Mette a sedere Nocera, prova poi la botta e calcia oltre la traversa, una deviazione di Pepe davvero incontenibile. Esce, blocca il pallone, fa ripartire Guerrisi. Acciavall, Acciavall si accentra con... cerca Gatto, Gatto controlla la sfera in posizione regolare, Gatto e spara addosso a Lamberti. Che opportunità per Gatto, che opportunità clamorosa per Gatto. Pallone nel cuore dell'area, Robberi vuota, attenzione, il miracolo di Stillitano sulla girata, botta sicura di Robberi vuota che poteva davvero indirizzare definitivamente la partita dopo l'opportunità sprecata due minuti fa da Gatto solo davanti a Lamberti. In questo caso Robberi vuota, calcia e Stillitano compie un'autentica prodezza salvando il risultato. Calcio d'angolo per l'Isola Caporissuto quando siamo nel secondo dei minuti di recupero decisi dal direttore di gara, punteggio sempre di 1-1.